Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale. In pratica è una bambina con un quoziente intellettivo tra i 6 e i 7 anni. È questa la conclusione a cui sono giunti i medici del carcere di San Vittore che hanno visitato Alessia Pifferi, la madre di 37 anni di Milano, sotto processo per l'omicidio volontario e aggravato della figlia Diana, una bambina di 18 mesi. La donna, per andare dal compagno che vive all'Effe, Bergamo, aveva abbandonato la figlia da sola in casa con due biberon di acqua. Era il luglio dello scorso anno e la temperatura sfiorava i 40 gradi. Se n'era andata senza preoccuparsi di lei e del caldo anomalo. Quando tornò a casa, Diana era morta di fame e di sete. L'autopsia rivelò che aveva persino mangiato il suo pannolino per placare la fame. I pezzi furono trovati nello stomaco. La donna disse al pubblico ministero: «Non ero pronta per fare la mamma». Non era la prima volta che lasciava Diana da sola, ma ogni volta che tornava dopo 48 ore, la bambina in qualche modo era riuscita a sopravvivere. Ciò è avvenuto nonostante la donna fosse tornata a Milano con il compagno, ma non aveva sentito la necessità di controllare la figlia. Il tribunale aveva respinto la sua richiesta di perizia psichiatrica, ritenendola idonea a sostenere il processo e completamente sana di mente. All'ultima udienza, però, la donna si è presentata con un nuovo avvocato, Ilaria Pontenani. La legale, dopo aver analizzato la relazione degli esperti del carcere, ha chiesto una nuova perizia mentale. L'avvocato ha poi cercato di coinvolgere la madre e la sorella di Alessia, Maria Sandri e Viviana Pifferi, nei fatti. Ha minacciato di denunciare entrambe per abbandono di minore. Questa la sua tesi. Alessia è una bambina, a scuola aveva anche l'insegnante di sostegno. Hanno lasciato una bambina piccola a una bambina che non poteva occuparsene. La Pifferi, dal carcere, ha scritto una lettera molto dura alla madre. Ecco le parole. «Non sei mai stata una mamma modello per me. Essere mamma non significa solo dare un tetto sulla testa a un figlio e pagare le bollette. Bisogna esserci. Io per te mi sono sempre sacrificata. Vergognati di te stessa. Io sono una donna e una mamma a pezzi. Mi avete abbandonato tutti nel momento del bisogno e della vita». Queste affermazioni ben scritte e prova di un pensiero elaborato per Viviana Pifferi dimostrano che sua sorella Alessia non ha l'intelligenza di una bambina di 7 anni. Al contrario, è una donna consapevole. Insiste Viviana Pifferi. «Sono tutte bugie, noi c'eravamo sempre per lei e Diana. È lei che ha sempre rifiutato il nostro aiuto quando glielo proponevamo». I fatti sembrano darle ragione. In quei giorni di luglio Alessia ingannò tutti. Mentre Diana moriva di stenti, disse al compagno che la piccola era al mare con la zia e raccontò invece alla madre che l'aveva lasciata a una babysitter. Agli amici e ai conoscenti dell'uomo aveva detto che la madre era morta di Covid. Queste bugie possono essere considerate una prova della sua immaturità. La difesa ne è convinta. «Le bugie sono tipiche dei bambini e lei ha il quoziente intellettivo appunto di una bambina». Quanto alla richiesta di disporre una perizia medico-psichiatrica, la Corte d'Assise di Milano ha rinviato la decisione alla fine del processo, ma ha messo tra i documenti la relazione dei medici di San Vittore e le relazioni mediche prodotte dalla difesa. Secondo gli investigatori, Alessia Pifferi è apparsa tranquilla in carcere. Non avrebbe mostrato segni di rimorso e ha socializzato con le altre detenute. Gli avvocati della difesa hanno una versione diversa. Secondo loro, Alessia viene maltrattata dalle compagne e assume psicofarmaci. Qual è la verità? La donna riuscirà a evitare l'ergastolo?